possibile scaricarsi l'applicazione 112 e dalla posizione in tempo reale. Dopo l'allerta di ieri alle 16.25, stamane gli specialisti del soccorso alpino della Guardia di Finanza con Carabinieri e Vigili del Fuoco sono tornati a quota 2.100 metri sopra Predazzo per mettere in sicurezza il relitto ora sotto sequestro. La celerità dei soccorsi, insieme alla perizia della giovane pilota 22enne, hanno fatto la differenza, evitando ai tre di passare la notte in alta quota al gelo e in pericolo. Non risultano aperte indagini dalla procura. A imporre l'atterraggio di emergenza sarebbe stata una perdita di potenza del motore. Il velivolo è stato fatto così planare a un centinaio di metri dal bivacco Paolo e Nicola, lungo il versante della Val di Fiemme in zona Cima Cece.